Partirà da Fanno nel mese di giugno il container della solidarietà, una spedizione per arredare e attrezzare il nuovo centro di maternità Shalom in Zambia, l'ultimo grande sogno desiderato e progettato dal fondatore dell'Africa Chiama, Italo Nannini. Una risposta concreta e mirata per migliorare la salute materno-infantile in un contesto dove ancora oggi 9 donne su 10 partoriscono in casa e dove su una popolazione di oltre 350.000 persone esiste soltanto un reparto di maternità. Era proprio il luglio del 2019 quando è stata l'occasione della messa in posa della prima pietra del centro di maternità, che è sorto a Kanyama, un quartiere periferico della città di Lusaka in Zambia. Il progetto ormai è completo nella costruzione, quindi ospiterà 16 posti letto e quindi consentirà alle donne di Kanyama di partorire in un luogo sicuro. Terminata appunto la parte della costruzione, adesso siamo nella fase dell'allestimento degli interni e degli arredi e di tutte le strumentazioni biomedicali necessarie al centro di maternità. Grazie anche al coinvolgimento dell'amministrazione comunale, dell'azienda Marche Nord, della Croce Rossa, di alcuni studi medici e delle farmacie di Fano, abbiamo reperito tanto materiale che ora siamo pronti a spedire tramite un container. Si tratta di una grande impresa, il costo della spedizione sarà di 10.000 euro, una cifra importante che l'associazione potrà raggiungere con tanti piccoli aiuti. Ognuno di noi può fare la differenza. La realizzazione di questo centro di maternità è stata letteralmente una gara di solidarietà che è iniziata nel 2019 e che ora arriva quasi alla conclusione. Ci mancano, possiamo dire letteralmente, gli ultimi 12 metri di questa gara, perché 12 metri sarà la lunghezza del container. Tante persone generose e sensibili ci hanno aiutato a riempirlo fisicamente, quindi donandoci materiale ed attrezzatura. Ora l'appello che noi facciamo a tutte le persone è quello invece di contribuire per il costo della spedizione del container. L'invito quindi a partecipare davvero ognuno come può e nelle sue possibilità, appunto facendo una donazione all'associazione, inserendo nella causale container per lo Zambia. L'invito è anche quello di aggiungere, per chi lo volesse, una foto, un biglietto, un'immagine, un disegno, una lettera, perché noi allestiremo all'entrata della maternità una grande bacheca nella quale appunto affiggeremo tutti questi messaggi di solidarietà e di amicizia che le persone che avranno fatto la donazione appunto ci invieranno. Le inseriremo proprio fisicamente all'interno del container, faranno il viaggio insieme al container da Fano fino a Lusaka in Zambia e là appunto potranno essere in qualche modo il segno concreto di vicinanza delle tante persone che hanno reso possibile questo grande sogno.